Abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, cosa facciamo? Piove, andiamo a fare un giro per Imola. Abbiamo letto un articolo sull'osservanza, quindi abbiamo Sì. detto andiamo a vedere cos'è questa Va osservanza. bene. Quindi adesso dove siamo? Siamo davanti all'altro caffè che si trova di fronte al manicomio, dove Ex c'è ex manicomio, manicomio. E niente, dai. stiamo osservando un po' cosa circonda attorno all'altro caffè e vediamo un po' di degrado. Simone, dici che idea ti sei fatto tu dell'osservanza? Ma per me è un complesso, cioè, comunque molto vasto e lasciato purtroppo, cioè, lasciato andare così a se stesso e secondo me cioè, è uno spreco perché comunque ci sono degli edifici che potrebbero essere utilizzati, tanto Però se c'è non una parte che hanno sbaglio. messo a nuovo, adesso lo andiamo a Sì, possiamo vedere. vedere la mensa laggiù in fondo, che non c'è più perché ci hanno fatto un Adesso parcheggio. ci andiamo a guardare. Ecco, appunto, questo è il parcheggio nuovo, se non sbaglio ha meno di un anno. E qui, fino appunto l'anno scorso, c'era la mensa del manicomio, che è appunto stata demolita per costruirci questo parcheggio. Siamo nell'area di parcheggio che è stata recintata. Ci siamo imbattuti anche in una colonia felina perché ci sono dei cittadini che e anche il gattile Sì, che si qua. prende cura di tutti questi gattini. Sono Tutti una gattini. quindicina, abbiamo visto. E qui quali sono le voci? Perché hanno chiuso qui? Ma qui praticamente hanno chiuso, come si può vedere dal fogliame, già da qualche mese. E praticamente qui hanno chiuso perché in questa zona dovrebbero sorgere negli anni dei condomini, appunto dei Le palazzi per gli case. abitanti, sì. E poi vorrei far notare che da quando hanno chiuso tutto il complesso, quindi diciamo pubblico cittadino non riesce più ad entrarci dentro, ogni tanto puoi girare cioè, per questa pista ciclabile cioè, di notte, magari sulla mezzanotte, l'una di notte, e vedere delle figure che scavalcano i muri con delle facce un po' strane, mettiamola così. Poi lascio immaginare cosa si possa fare lì dentro. Siamo venuti qui in perlustrazione anche per un altro motivo, perché vogliamo un po' esplorare i luoghi di ritrovo giovanili di Imola. Quindi qui c'è l'altro caffè che penso che sia un must per voi giovani, o Sì, no? dai. Ma sì, diciamo che sì, cioè, must è una parola un po' grossa perché comunque diciamo accoglie un certo tipo di clientela, diciamo giudicata così un po' alternativa. Però Tipo te? diciamo sì, diciamo così. Poi io sono uno un po' di quelli più estremisti. Allora, diciamo che comunque sì, come sì, è un locale che diciamo a Imola ha la fama per far suonare comunque dei gruppi. Che diciamo difficilmente nella zona trovano altri posti che facciano dei concerti live. Sì, Tu ci infatti vieni, anche Domenico? io ci vengo delle volte perché ho degli amici qua, però so che anche in altri posti, tipo il Circo Sforza, Sì. fanno suonare, però diciamo c'è sempre poco spazio per i giovani che suonano, che cantano per Imola, in modo tale che si possano esibire, purtroppo, però. Quindi andiamo alla scoperta di questi altri locali. Quindi Va diciamo, bene. voto all'altro caffè, che voto diamo? Allora, io sono di parte, quindi mi astengo. Ma io, cioè, allora, secondo me si trovi in un posto, cioè, in un buon posto e secondo me potrebbe essere rimodernato un po'. Certo, secondo me nasce sempre come un locale più rock, più punk, però anche il parco qui davanti, per il momento do un voto 6 e mezzo. Adesso entriamo in Vicolo Troni perché c'è un altro locale qui, pieno centro storico, dedicato a una clientela più o meno giovanile, diciamo così. Qual è Sì. questo locale? Circo Sforza. Ovviamente adesso è chiuso,
Cosa possiamo dire di questo bel locale, bello alternativo, questo locale, dai, un po'? Ma niente, diciamo è un locale molto particolare perché, ad esempio, dentro è molto moderno, ci sono molti divani e in più c'è musica, c'è l'accompagnamento di bella musica. Dipende poi dalla serata, a volte è una musica molto più blues, a volte è una musica un po' più rock. E niente, molto, questo locale di solito è molto sovrappopolato da ragazzi il venerdì sera. E niente. Siamo in Piazza Matteotti, di fronte all'Opera Dulcis. Questo è un altro posto, diciamo, di ritrovo. Sì, dai, c'è sempre molta gente, ma sia per il posto, che è molto bello, sia per la piazza, perché comunque si trova in piazza, e sia comunque per i dolci, che sono buoni. E io passo quasi tutti i miei pomeriggi metà tardi. Metà della tua vita qui, praticamente. Sì, diciamo quasi tutti i pomeriggi tardi dopo studio intenso qui al Dulcis. Sì, vabbè, studio intenso adesso. Dai. Ecco, gonfiamo per la TV, però. Siamo arrivati all'osteria preferita di Simone, via Marsala, i Tre Scalini. No, io lo dico in italiano perché nel romagnolo non mi viene. Ecco. Ah, questa è l'osteria I Tre Scalini. Sono circa 11 ore che non torno qui dentro e sento la mancanza. No, per me è un'osteria molto valida. Il bere per me è molto buono, poi... Cos'è che ti piace di questa osteria? Ma tendenzialmente è una bella scelta di birre, un po' di tutti i tipi, lager, pils, weiss, le hanno un po' tutte. E hanno una grande varietà e poi rinnovano anche sempre il menù delle birre. Poi anche come cucina a me piace molto, riprendono molto la cucina tipica romagnola e si mangia per me molto bene. Quindi, bene. Sì, è... Direi che è la mia osteria preferita. Tiriamo un po' le somme di quello che abbiamo visto oggi e poi, diciamo, in generale, la città di Imola, cosa offre per i giovani e cosa potrebbe offrire di più, Domenico? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la parte dell'osservanza, devi migliorare di peso. Ma per il resto, più che altro, secondo me dovrebbe esserci più spazio per i giovani che si vogliono esibire, dei locali, dare più opportunità, perché veramente ci sono veramente tanti ragazzi che studiano musica, che fanno spettacoli, ma anche di altro genere, che non vengono comunque valutati, diciamo, dai cittadini molesi, e quindi c'è poco spazio per questo. Poi per il resto, niente. Si può fare sempre di più per i locali, ad esempio il sabato sera a volte Imola è sempre un po' spoglia, non si sa cosa fare, però in generale da passare un venerdì sera in un pub qui a Imola come il Circo Sforza. Simone? Ma sì, io riprendo un po' quello che ha detto Domenico, che comunque c'è, cioè, secondo me Imola, diciamo, da poco spazio secondo me a questi giovani che vogliono tentare. Secondo me, sia da un punto di vista, come diceva lui, musicale, ma anche da un punto di vista di impresa, perché comunque ci sono dei locali che fa proprio fatica a fiorire. Cioè, i Tre Scalini, devo dire che è un'osteria proprio storica di Imola, e quindi probabilmente anche questo, cioè, c'hanno già il nome da tempo. Secondo me, Imola, diciamo, i locali che riescono a fruttare bene sono quelli che appunto hanno un nome storico.